quello che stiamo vivendo è un grande momento di Chiesa. Il testo del decreto di iniezione da oggi viene pubblicato sui siti diocesani. Il Santo Padre nella sua prolusione ha esortato tutti a non vedere nel sinodo una specie di parlamento ed ha aggiunto che ciò che conta sono tre atteggiamenti: l'umiltà, il disinteresse e la beatitudine. Con forza ha sottolineato che la paura non è una buona consigliera e che non c'è sinodo senza lo Spirito Santo. In un inciso ha detto alcune frasi quanto mai significative. La prima: i giovani hanno il fiuto del futuro solo se hanno il coraggio di ascoltare i vecchi. La seconda: linea guida è ascoltare insieme giovani e vecchi. E poi ancora: se i vecchi non parlano con i giovani, moriranno senza sonno. Padre misericordioso, ti preghiamo. Donaci la sapienza e il benedire.